Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nella Sala San Francesco e di qui altri luoghi che ci raccontano la vita di Padre Pio. Ad esempio qui è il piccolo dormitorio dove c'erano gli studenti che dormivano tra questa stanza e l'altra stanza, i fratini, perché questo era un seminario serafico nel 1916 e fu seminario serafico per diversi anni. Oggi qui per raccontarvi la storia di Maria Rosaria, che a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione ha inviato la sua mail. Maria Rosaria ci scrive tanti piccoli aneddoti, tanti piccoli racconti che avremo modo anche di raccontare nelle prossime settimane, però quello che oggi vogliamo raccontarvi è quanto accadde nel 1962. Lei era incinta della seconda figlia, era gennaio del 1962, a letto con una forte tosse, appoggiata a tanti cuscini, dice: ero sveglia, ne ero sicura. Ad un tratto ho visto entrare due frati con il cappuccio in testa e le mani dentro le maniche nella mia stanza. Il primo arrivò a metà letto e, alzando la testa, vidi che era molto magro. L'altro restò a testa bassa ai piedi del letto. Nessuno parlò, io rimasi zitta e ferma, per nulla spaventata. Poi si girarono, uscirono dalla finestra. Mi meravigliò parecchio questa cosa, ma non più di tanto. E lei continua a dire, continua a scrivere: ne sono sicura, io ero sveglia. Ecco, in questa sorta di dormiveglia, sogno che ebbe. 4 marzo 1962, la domenica di Carnevale, a 5:30 del mattino, nasce sua figlia, ma ebbe una forte emorragia. Persi i sensi, per tutto il giorno sono stata in fin di vita, solo più tardi ho ripreso conoscenza. La mia bambina era nella stanza con me durante i tentativi degli operatori di salvarmi. Dopo molto tempo l'hanno trovata quasi cianotica, salva quasi anche lei per miracolo. Non conoscevo Padre Pio, però qualche tempo dopo ho raccontato l'accaduto a dei frati e a delle anziane e mi è stato detto: meno male che se ne sono andati dalla finestra, altrimenti saresti morta. Ecco i detti degli anziani. La cosa però finì lì. Quando è morto Padre Pio ho cominciato così a conoscerlo, a volergli bene, ho assistito a tutte le funzioni religiose che lo riguardavano. Quando poi ho visto quell'immagine, l'immagine di Padre Pio affacciato alla finestra con il cappuccio, ecco, lì, in quel momento, l'ho riconosciuto. Era proprio lui, che il frate che è venuto a trovarmi quella notte. Così poi ho capito che aveva salvato me e mia figlia Rosalia. Quando c'è stata la canonizzazione di San Felice da Nicosia, perché Maria Rosaria scrive da Nicosia, sono stata presente in convento, leggendo vari libri sulla sua vita ho appreso che fin da piccolo stava sempre con la testa bassa e che Padre Pio si accompagnava sempre con i santi del luogo, e questo mi ha fatto capire che quella notte era proprio San Felice ai piedi del mio letto insieme a Padre Pio. Grazie San Felice, grazie San Pio.